Spazi si possono vedere un po' tutti i lavori che io faccio, dai quadri ai mobili dipinti, decorazioni artistiche e quadri decorativi, quadri d'arredamento. Le tecniche che si possono vedere sono molteplici, i materiali ancora di più. I mobili che prediligo per la lavorazione sono mobili vecchi, di recupero, trovati nelle cantine o nei mercatini o regalati da amici, parenti. Ho questa passione del recupero perché mi piace che le cose vecchie continuino ad avere una vita prima di essere definitivamente rese inutilizzabili. A volte ho prima l'idea e poi dopo la realizzo e cerco i materiali più appropriati, perché i materiali che uso sono veramente tanti. Dal gesso alle pitture per imbiancatura vere e proprie, insomma, quindi uso anche dei materiali non proprio da pittore. Ci sono delle volte ho l'idea e poi scelgo i materiali, ma il 90% delle volte io ho il materiale ed è il materiale stesso che mi ispira l'opera. Lo stile, allora, l'unica cosa che io posso dire, perché in realtà non ho uno stile, infatti se verrete a vedere la mostra vi accorgerete che sembra che ci siano tanti stili, in realtà a me piace un po' lasciarmi andare un po' nella mia fantasia, però l'unica cosa che posso aver preso su probabilmente è questo uso dell'oro che viene dal Liberty, penso che sia l'unica cosa che mi è rimasta di uno stile già consolidato. Il lavoro che più mi rappresenta qua dentro è questo qui che è qua di fianco a me. È la sintesi di una scelta di vita che ho fatto nel momento in cui ho scelto di fare questo lavoro. C'è uno stampo in originale, in questo caso è una melagrana perché contiene tante cose, tante sorprese, tante cose buone. Però prima di ottenere questo stampo definitivo ho dovuto creare uno stampo negativo dal quale per ottenere il positivo ho dovuto rompere per ottenere il positivo, quindi è un passato che si rompe per ottenere qualcosa di nuovo. Il passato è d'oro, volutamente, perché poteva essere forse qualcosa di più prezioso di quello che viene ottenuto con l'argento, perché in realtà uno dice, beh, argento è meno prezioso dell'oro. Però se lo vediamo invece come fosse platino, potrebbe essere qualcosa di ancora più prezioso, quindi va un po' a interpretazione. Però questo è una rottura definitiva col passato per avere qualcosa di nuovo.